E adesso è qui Matteo, noi è arrivato un po' in ritardo causa taxi, però siccome c'è la finanziaria, lui adesso ha detto che ci promette l'abbassamento delle tasse del 25%. No, ma avevi detto così al telefono? Sto scherzando. Benvenuto Matteo. Grazie, grazie a voi, è sempre un piacere. Ormai siamo ospiti fissi, anzi sono ospite fisso io, vostro, sia a livello regionale che ogni tanto anche a livello nazionale. Mi fa molto piacere e complimenti per questa bella festa. Quando si arriva a 40 anni vuol dire che si è un pezzo del paese. Ho sentito dire prima giustamente un importante dirigente di una banca: noi facciamo la banca e voi fate gli agenti. Ecco, lo dovrebbero dire anche le altre banche, nel senso ognuno il suo mestiere e questo paese andrebbe un pochettino meglio. E quindi veramente, veramente complimenti. E ogni anno, ogni volta che ci vediamo, un po' un modo per fare il punto su come stanno andando le cose. Ieri è uscito questo dato dell'ultima trimestrale, diciamo che ci ha dato un po' di fiducia. Sappiamo che ancora la crescita che abbiamo è insufficiente, però lo 0,3 di ieri, insomma, ci fa sperare che questo anno si chiuda con un tasso dignitoso di crescita. Il punto adesso è come la sosteniamo. Sappiamo bene che siamo fuori dal periodo peggiore, ma che ancora le cose non vanno come vorremmo. Io ritengo che l'asse principale, i due assi principali continuano a essere, se volete, quelli classici: aumentare gli investimenti e gradualmente ridurre la pressione fiscale. Non è che ne abbiamo tanti altri. La battaglia che si sta facendo in Europa in questi giorni è questo, non è nient'altro. Anzi, lasciatemi dire una cosa da marchigiano: per fortuna uno dei pochi territori che non ha subito danni dal terremoto, ma nelle Marche ci sono, tolta la parte nord delle Marche, la provincia di Pesaro, il resto delle Marche si sono contati 250.000 edifici danneggiati, cioè potete avere l'idea di che cosa è successo. Allora capite che in queste settimane veder discutere dello 0,1 per farci riconoscere lo sforzo che stiamo facendo per gestire un'emergenza come il terremoto è abbastanza una vergogna, io l'abbiamo vissuta un po' così. Ma in generale con l'Europa la sfida è questa, cioè quella di una politica economica europea che spinga maggiormente sugli investimenti. Noi ne siamo stati protagonisti anche come sindaci, perché tutti voi avrete sentito parlare del famoso patto di stabilità, che ha tenuto bloccati miliardi di investimenti negli ultimi anni, anche di quei comuni che i soldi li avevano. L'anno scorso, già dalla stabilità dell'anno scorso, questa regola è cambiata e soprattutto si è permesso di spendere i soldi a coloro che avevano soldi delle tasse dei cittadini di quel comune da parte. Ai comuni virtuosi, una volta tanto si è fatta una norma che premi i comuni virtuosi e non quelli spendaccioni. Beh, questo meccanismo l'anno scorso ha fatto ripartire 2 miliardi di piccoli cantieri: strade, scuole, impianti sportivi, marciapiedi, illuminazione. Questa norma nella legge di stabilità è stata confermata e se ne aggiungono altri 2.000 quest'anno. A questi 4 si aggiungono 700 milioni di spazio per chi investirà nell'edilizia scolastica, sappiamo quanto ne abbiamo bisogno da tutti i punti di vista, quello sismico in particolar modo. E cosa che riguarda direttamente anche il vostro comparto, perché i lavori pubblici sono una mano complessivamente all'economia, pensate a tutte quelle aziende che lavoravano in edilizia e in lavori pubblici che negli ultimi 10 anni hanno visto crollare gli uni e gli altri, quante ne sono morte e saltate. Ma c'è un'altra azione che riguarda in maniera particolare il vostro comparto, che sono i 2 miliardi e 100, 516, 1 miliardo e 6, 17, che riguardano le riqualificazioni urbane e le periferie. È un'azione che riguarda soltanto le città capoluogo di provincia, quindi circa 100 città in Italia, ma sono investimenti che andranno a riqualificare le periferie urbane, dove in gran parte non solo ci sono edifici pubblici, ma edifici privati, proprio a riqualificare quelle zone dove in mezzo ci sono servizi, residenza e magari luoghi che sono diventati negli anni luoghi di degrado e di conseguenza di insicurezza. Quindi anche questo aspetto è un aspetto importante che io valorizzerei. Poi c'è l'aspetto fiscale, ovviamente come ognuno di noi non ci si ricorda di che cosa si è già ottenuto, però vorrei ricordarlo così tra le righe che dall'anno scorso non si paga più la tassa sulla prima casa, così chiusa parentesi, no? Giusto così per en passant, per ricordarlo. Sembrava impossibile, invece non si paga più e quest'anno ugualmente. So che c'è stato un dibattito anche tra i miei colleghi,
dice il governo, ci consenta, sblocchi la possibilità di aumentare le aliquote e le tariffe comunali. Questo non avverrà, io sono tra i sindaci che è contrario, perché in una fase in cui si fa lo sforzo a livello nazionale di calare gradualmente la pressione fiscale, noi non possiamo rischiare che neanche un comune l'aumenti a livello locale. Capisco che dobbiamo recuperare autonomia fiscale a livello locale come amministratori, ma questo è un momento appunto nel quale dobbiamo spingere sugli investimenti e gradualmente per quello che si può ridurre la pressione fiscale. L'altro elemento, anche qui non vi riguarda direttamente, però per anni anche nelle trasmissioni di Andrea ne abbiamo parlato, sulla cattiveria di Equitalia. Ecco, il fatto che ci sarà un meccanismo di recupero dell'evasione un po' più umano, meno vessatorio, anche questo credo che sia un bel risultato che si porta a casa in questo momento. L'altro elemento, e chiudo, perché poi immagino che saranno le cose che mancano e le cose che non vanno, e sono sempre tante, riguarda gli incentivi per l'efficientamento energetico e la ristrutturazione, estesi dalle singole abitazioni ai condomini ed estesi anche agli alberghi. Ecco, anche questa la ritengo un passo avanti nella direzione giusta, e se continueremo a lavorare così, ognuno con le proprie idee politiche, ognuno per il proprio ruolo, credo che potremmo un po' alla volta far diventare questa crescita un po' più sostenuta e magari ancora un po' di più i posti di lavoro. Allora adesso io vorrei tentare un esperimento, no? Perché diciamo che dire lobby in Italia è una brutta parola, no? Io penso invece che le associazioni, i portatori di interessi, se lo fanno anche pubblicamente, ci sono questi incontri, sia un atto dovuto, no? Perché altrimenti poi si crea quello scollamento tra la base popolare e la politica, che abbiamo visto poi cosa succede. Allora proviamo a vedere che cosa può accadere attraverso l'osservatorio parlamentare. C'era prima Gibino, c'è dentro tra l'altro una tua conterranea senatrice Fabbri, c'è dentro la Spilla Botte, ci sono 100 tra parlamentari e senatori. Abbiamo depositato un emendamento. L'emendamento a costo zero, perché è a costo zero praticamente, dice, se vuole sancire una cosa, che praticamente in Italia è un mercato che non c'è, che è quello che delle permute, cioè io vendo il mio vecchio appartamento e lo do al costruttore. Il costruttore non lo prende in permuta perché non c'ha più un euro, vorrebbe venderlo perché ha l'invenduto, ma... E allora abbiamo cercato di mutuare un po' il modello dell'automobile, no? Tu dai l'automobile in permuta al concessionario e da quel momento quell'immobile non paga più tasse e non paga più niente. Quindi se noi diamo in permuta al costruttore l'appartamento, ce lo valuterà a un valore poi di vendita, ma non dovrà abbassare il valore perché deve pagare il 10%, il 20%, il 12%, il 70%, tutte le varie cose. E per lui non sarà un costo mantenerlo. Obblighiamo il costruttore ad efficientare l'immobile con l'obbligo, perché se non lo efficienti e non lo rimetti sul mercato, ti faccio pagare le tasse che non hai pagato. Allora, questo, a mio parere, è un emendamento che potrebbe essere sostenuto da tutti a costo zero, perché il mercato delle permute oggi in Italia non c'è. Quante permute da costruttori abbiamo fatto quest'anno? Alzi la mano, chi ne ha fatte? Sì. 4, 5. 1, 2, 3, 5 in Italia. Ecco, noi abbiamo bisogno di attività. Lo so bene, perché sto provando a fare una permuta col mio appartamento, no. 2 anni che ci provo. Allora vedi, ecco, noi vorremmo che tu, nel tuo ruolo di sindaco, ma di vicepresidente del Partito Democratico, ci dicessi qualcosa su questa roba. È un tranello che ti ho teso, ma siamo in confidenza. No. Come spesso capita, insomma, vengono fuori anche delle belle proposte, delle belle idee. È la prima volta che la sento, non la conoscevo. Questi giorni sto seguendo più il comparto, certo, degli enti locali, certo, che è la mia competenza specifica. Certo. Siamo, come sapete, la legge di stabilità in questo momento alla Commissione Bilancio alla Camera, quindi stanno discutendo gli emendamenti. Poi il passaggio decisivo presumibilmente avverrà al Senato i primi di dicembre, dopo il passaggio referendario. Però insomma, hai fatto bene a dirmelo, e sicuramente mi attiverò con i parlamentari che conosco perché venga preso in grande considerazione e possa essere portato avanti. Mi sembra un'ottima idea. Così come
io penso che noi dobbiamo anche far girare un po' di prassi. Vi raccontavo qualche settimana fa ad Ancona, quando ci siamo visti, una cosa che abbiamo fatto a Pesaro che a mio parere, se replicata a livello nazionale, potrebbe dare dei bei risultati. Provo a spiegarla in pochissimi secondi. Tutti noi sappiamo che l'edilizia del futuro non può più essere quella del passato. Non possiamo più continuare a consumare territorio, come hai spiegato tu adesso anche in questa proposta, abbiamo una marea di invenduto e quindi dobbiamo concentrarci sulla trasformazione del costruito. C'è però un problema, che noi stiamo mettendo gli incentivi alle abitazioni, da quest'anno ai condomini, agli alberghi, eccetera. Chi ristruttura, chi è efficiente energeticamente ha degli incentivi. Quante persone lo sanno che ci sono questi incentivi? O meglio, in tanti sanno che ci sono gli incentivi, ma quanti italiani sanno qual è lo stato di salute della propria abitazione dal punto di vista sismico, ma soprattutto in questo caso energetico? Secondo me quasi nessuno. C'è proprio un problema culturale, cioè noi sappiamo quanto consuma la nostra macchina e non la compriamo se non sappiamo prima quanto consuma, ma non sappiamo quanto consuma la nostra casa. Allora, che cosa ci siamo inventati? Senza anche qui spendere un euro in più, perché a fare le cose che costano sono buoni tutti. Marchigiano. Ogni anno una parte dei fondi europei va sulla formazione, il famoso FSE, Fondo Sociale Europeo. Una parte dei fondi europei va investita in formazione. Se noi riteniamo la nuova edilizia e il mercato immobiliare un fattore vero di ripresa economica, anche queste risorse dobbiamo orientarle maggiormente in questa direzione. Che cosa ci siamo inventati a Pesaro 2 anni fa e lo stiamo replicando e sta andando sempre meglio? Abbiamo detto, chiediamo a un centinaio di famiglie pesaresi di mettere a disposizione la loro casa per fare la formazione. E ovviamente ho trovato subito il dirigente all'interno dell'ufficio che mi ha detto non si può fare. Dice l'FSE può essere speso per formazione o in aula o in azienda. E la domanda successiva che gli ho fatto, ho detto scusa, ma qual è il luogo di lavoro di una ristrutturazione edilizia? Dice la casa, quindi lo facciamo nella casa, trovate il modo di farlo nella casa. Ogni anno 100 famiglie mettono a disposizione la loro abitazione e in un accordo che abbiamo fatto con l'Istituto di Bioarchitettura abbiamo formato per alcuni mesi disoccupati, in genere sono geometri e architetti, che fanno un pezzo di lezione in aula, un pezzo di corso in aula e un pezzo lo fanno nella casa di Andrea. Vanno un paio di mezza giornata a casa di Andrea con la strumentazione comprata con l'FSE e in mezza giornata gli fanno il check-up completo energetico della sua abitazione, completamente gratuito. Infissi, finestre, muri, cappotti, impianto elettrico, impianto di condizionamento, elettrodomestici, eccetera, eccetera, eccetera. Qualche settimana dopo ad Andrea gli arriva il check-up gratuito, non gli deve vendere niente, quindi non è una cosa condizionata, dove gli dice guarda che stai consumando in maniera esagerata dalle finestre, se cambi gli infissi ottieni un risultato di questo tipo, stai spendendo un sacco di energia elettrica, se cambi le lampadine o la lavastoviglie e via dicendo puoi avere un risparmio, se intervieni strutturalmente in una parte della struttura puoi avere non solo un risparmio ma c'hai questo incentivo. Allora, se questa cosa con gli stessi soldi che noi oggi spendiamo col Fondo Sociale Europeo venisse moltiplicata in decine e centinaia di realtà italiane, noi avremmo migliaia di famiglie italiane a gratis più consapevoli di quanto consuma energeticamente la propria abitazione e avremo migliaia di famiglie italiane più consapevoli degli incentivi che ci sono. E se un terzo di queste famiglie decide di mettere mano al portafoglio e di ristrutturare la propria abitazione, noi magari avremo messo in moto diversi lavori e proprio quei disoccupati che stiamo formando magari troveranno lavoro in quelle aziende della termoidraulica, dell'edilizia, dell'impiantistica che verranno chiamate per fare questi lavori. Allora, che cosa voglio dire? Che noi non possiamo soltanto continuare a dire l'edilizia è il traino della ripresa. Così come stiamo facendo sulle tasse, così come stiamo facendo sugli investimenti pubblici, bisogna che aguzziamo un po' l'ingegno anche sui fondi europei che raramente vengono orientati in questo settore. Vi ho fatto un piccolo esempio banale di formazione, ma io sono convinto che
il mercato immobiliare, il mercato edilizio, il mercato immobiliare è già ripartito, il mercato della riqualificazione dei nostri immobili ripartirà veramente quando ci sarà negli italiani una consapevolezza maggiore dello stato di salute dell'edificio nel quale vivono, che oggi a mio parere è molto 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 bassa. Dico solo una cosa ringraziando Matteo Ricci, perché il cambio culturale a cui si riferisce dovrebbe e potrebbe essere veicolato maggiormente dagli agenti immobiliari. Sì, che ma sono... noi abbiamo partecipato insieme al Ministero, al MEF, sul sito della FIAIB c'è a tutta la campagna di sensibilizzazione, certo, sulla casa, su quello che ha fatto il governo. E adesso passato il referendum, vediamo allora la proposta. Non parliamo di referendum. No, parliamo passato di referendum. Ah, passato. Io il referendum. Ho sentito dire sì prima. Non ho ecco. Ci vediamo, grazie, alle ore 21 per la cena. Grazie. Ciao, grazie, buona festa. Grazie, Matteo.